La limited edition che andremo a vedere ora rappresenta per me un'importantissima tappa all'interno della mia carriera videoludica. Grazie infatti a Modern Warfare 2 mi sono sentito un vero e proprio stronzo. Il motivo? Beh, lo sappiamo tutti, credo sia facilmente intuibile. Mentre fino a poco tempo fa acquistare una limited edition significava vantarsi col prossimo e massimo disprezzo nei confronti di quei miserabili che compravano la versione normale del gioco, oggi, grazie anche a Modern Warfare 2, acquistare una limited edition significa essere dei poveracci. È stata infatti messa in commercio una limited edition ancora più limited, una limited delle limited, una limited al quadrato praticamente. E ovviamente sto parlando della Prestige Edition, i cui ideatori hanno pensato bene di inserire al suo interno degli oggetti veramente cazzuti, che andremo a vedere ora insieme. Ma prima, un piccolo ragionamento. La limited edition di Metal Gear 4 che abbiamo visto l'anno scorso, per quanto facesse cagare, era comunque qualcosa di raro. In molti sono andati a prenotarla, ma solo in pochi sono riusciti ad averla. Ora però mi chiedo, come mai conosco tante persone che hanno prenotato la Prestige Edition di COD, ma non conosco nessuno che sia rimasto senza? Forse perché questa limited non è poi così limited. Passiamo oltre. La versione da pezzenti che ho comprato io è composta da un goldone esterno in plastica, da un immancabile artbook, più il gioco con custodia in finto metallo e un codice per scaricare il primo Call of Duty. Tutto questo, ben di Dio, costava 80 euro, quindi 10 euro in più rispetto alla versione normale. Se vogliamo dirla tutta, è una limited piuttosto buona. Ma ora. Inchinatevi di fronte alla potenza di questa limited! Adoratela! A Natale non festeggiate la nascita di Gesù, ma festeggiate la presenza di questa limited edition che contiene. Facciamola breve, contiene tutto ciò che è presente nella Peasant Edition e un visore notturno. Un visore notturno? Ma che cazzo me ne devo fare? Non lo userò mai! C'è chi però mi ha detto: no, non puoi lamentarti per qualcosa che non hai e che non sai se funziona davvero. Come no? Certo che so che funziona! Con quello che costa. Mio Dio! Aspetta che mo spengo la luce. Spegni la luce, no? Devo fare la prova. È fantastico. No, è funzionale. Io. Sa, bisogna spendere allora 120 euro e comprarlo dal sito del GameStop. Tra l'altro. No, è come quello di Metal Gear. No, Ah, però così uno non ti vede. Io ci vedo da Dio, eh. Tu mi vedrai anche da Dio, ma io non posso non lamentarmi. Esattamente come l'anno scorso con Gears 2 e Lancer, io non mi lamento tanto sul contenuto della Limited Edition, quanto sul costo. 150 euro! Ma porca puttana, se già l'anno scorso mi sembrava una cosa da matti pagare così tanti soldi per un videogioco, quest'anno le console costano ancora meno. Quindi mi chiedo, ha senso comprare un videogioco e pagarlo così tanto quando bastano 20-30 euro in più per portarsi a casa la console stessa? Ma evidentemente però sbaglio io, perché a quanto pare esistono molte persone disposte a spendere 150 euro per un videogioco. Vi basti pensare che quando il blockbuster della mia città è venuto a sapere dell'esistenza di queste Prestige Edition e si è reso conto che da loro non sarebbero mai arrivate, cosa ha fatto? Ha visto bene di mettere in commercio un'altra Limited Edition, con all'interno una statuetta di Soap al posto del visore notturno. Il costo? Che domanda! Ovvio! E con questa siamo a 4. Ma come cazzo si fa a fare 4 versioni dello stesso gioco? Una standard, 3 limited. 3 limited, 2 che costano 150 euro. E in nessuna delle due presenta un qualcosa da utilizzare all'interno del videogioco che mi permetta di farmi riconoscere dalla massa, che mi permetta di dire: sì, anch'io ho speso 150 euro per questo videogioco. Ma cazzo, ma che delusione! Ma se siete tuttora convinti, o quantomeno sperate, che acquistando una limited edition otterrete degli enormi privilegi a livello di contenuti, vuol dire che non avete capito un cazzo? No, vuol dire che siete Farenz. Giusto, ma è possibile che in tutto il video tu non abbia ancora parlato di una limited edition veramente di tuo gradimento? Hai proprio ragione. In effetti c'è un videogioco uscito quest'anno la cui limited edition mi è piaciuta veramente un casino. Qual è? Prima un piccolo ripasso. Vi ricordate quale fu la limited edition di cui vi parlai nel video dell'anno scorso che mi era piaciuta di più? Ovviamente quella di Assassin's Creed. La statua di Altair era fatta molto bene, purtroppo credo di non aver più avuto occasione di ritrovare delle statue così belle all'interno di una limited edition, almeno fino all'uscita
di Assassin's Creed 2. Anche con Assassin's Creed 2 però c'è da fare una piccola premessa, perché man mano ci avvicinavamo all'uscita del titolo, maggiori erano le informazioni che leggevamo su internet relative a questo videogioco e maggiori erano le informazioni relative alle Limited Edition. Esatto, le Limited Edition, perché ben presto scoprimo che erano previste ben due Limited, una bianca ad 80 euro che conteneva una statua di Ezio e un contenuto extra, ed una nera più cazzuta a 90 euro che conteneva una statua, un artbook con copertina in pelle, tre contenuti extra ed un DVD con dei materiali importantissimi come wallpaper, colonna sonora e trailer, che per uno che ha già acquistato il gioco sono fondamentali. Dando ovviamente per scontato l'acquisto della Limited Edition anche di questo gioco, ora il dilemma da risolvere era solo uno. Quale Limited comprare? Bianca o nera? Bianca o nera? Bianca o nera? Ricordo con dispiacere le notti passate in bianco e anche le notti passate in nero chiedendomi bianca o nera? Bianca o nera? Bianca o nera? Anche se la domanda corretta in realtà dovrebbe essere black or white. Ma quindi, qual è la risposta corretta a questo dilemma? Semplice. Acquistarle entrambe. Ma ne valsa davvero la pena? Ma certo che ne valsa la pena, perché esattamente come due anni fa con la Limited Edition del primo Assassin's Creed, anche in questo caso le due statue di Ezio sono fatte veramente bene. Forse sono anche più belle della statua di Altair, perché nonostante siano leggermente più piccole, leggermente più basse, sono comunque molto più elaborate e molto più ricche di dettagli. Non dimentichiamoci infatti di essere giunti finalmente alla famiglia al gran completo. Infatti abbiamo il padre, la moglie, l'amante, il figlio illegittimo nato tra i due e infine il vecchio rompicoglioni che non sta neanche in piedi. Ma che cazzo fai? Ma che cazzo vuoi? Ma figa, 30 anni sei ancora dietro a giocare con i pupazzetti? Questi non sono pupazzetti, sono le statue delle Limited Edition. Sì, sì, dai. Ma guarda te, sei 30 anni, cazzo, videogiochi, pupazzetti. Le Limited Edition. Le statue delle Limited Edition. Cazzo, se sono statue, usiamole come statue. Adesso basta. Non mi rimane nient'altro da fare che augurarvi buon Natale, buon anno, passate benissimo le feste, giocate un casino, noi ci rivediamo nel 2010.